caro rider, ricomincia una stagione, una purtroppo è andata come nessuno si aspettava e tu sei rientrato a Udine, però neanche il tempo di appoggiare la valigia che subito sei rientrato a Verona. Innanzitutto ti chiedo come è nata questa trattativa, con quale formula sei rientrato a Verona. Sì, mi avevano già comunicato che avevano interesse in me, pure io subito ho detto che avevo interesse di venire a Verona perché mi sono trovato bene qua. Peccato per quello che è passato, però ora dobbiamo guardare in avanti e fare bene. Sono molto contento. Quando mi hanno detto che c'era questa trattativa, subito ho detto sì, che volevo fare qualcosa di importante qua. Ecco, l'anno scorso è andata a dir poco male, una retrocessione purtroppo, i più l'avevano già pronosticata in tempi non sospetti. E se tu dovessi descrivere in poche parole la passata stagione, come la descriveresti? Sai, tutti sappiamo come è andata a succedere. Ora siamo qua, secondo me dobbiamo pensare ora in questo momento qua e andare sugli obiettivi, sono le cose principali ora. Ecco, cerchiamo di voltare pagina, però i tifosi del Verona insomma hanno la memoria lunga e la dimostra il fatto che qui a Mezzano sono arrivati in pochissimi, cosa che non era mai capitato negli ultimi ritiri. Ai tifosi del Verona cosa ti senti di dire? Ah, sappiamo che siamo retrocessi, è normale che loro sono incazzati, è una tifoseria grande e capiamo, però l'unico modo di farli venire allo stadio è fare belle prestazioni e vincere le partite. La prima impressione di Fabio Grosso, che fatalità oggi è un anniversario storico, non solo per il tuo nuovo allenatore, ma per tutti gli appassionati di calcio, perché oggi l'Italia diventava campione del mondo appunto 12 anni fa. Che impressione ti ha fatto? Sì, mi ha una buona impressione, è uno che piace molto lavorare, è stato un grande calciatore, quindi conosce di calcio e speriamo di fare tutti bene con lui. Ieri ha abbozzato un primo 11 ipotetico, Tridente, tu insieme al Pazzo e Tutta. Ti chiedo due domande in una: come hai ritrovato Pazzini, che poi tu non hai neanche più di tanto avuto modo di incontrare l'anno scorso, e tatticamente come sta anche lavorando, anche se siamo solo al terzo giorno? Sì, giocare con un giocatore come Pazzini è, sappiamo, un giocatore che ha storia, ha giocato in grandi squadre, e sono contento se giochiamo insieme di giocare con lui. Poi l'altra domanda qual era? Riguardo appunto i moduli, visto che state provando molto su campo corto, varie disposizioni tattiche, siamo solo il terzo giorno, ancora prematuro. Sì, per ora è prematuro, siamo i terzi giorni, dobbiamo ancora prendere il ritmo fisico e per ora non sappiamo molto com'è la cosa. Le gambe sono ancora un po' imballate, immagino. Le mie sono un po', perché ho come ho avuto un'operazione all'ernia, sono stato un mese praticamente senza fare niente, quindi un po' di fatica, però una settimana siamo già a posto. C'è chi dice che Matos in Serie B può fare la differenza. Tu sei d'accordo? Sì, sono d'accordo, penso, sono venuto qua, mi piace qua e vengo qua per dare l'aiuto, aiutare con i gol e per aiutare la squadra nei suoi obiettivi. L'obiettivo quest'anno qual è? Allora, ora non voglio dire obiettivi di qua e di là, però la cosa è fare bene e avere le vittorie. Ecco, abbiamo parlato dell'allenatore, io volevo chiederti sui tuoi compagni, ce ne sono alcuni di nuovi, volevo chiederti, anche se è presto, comunque come ti sei trovato finora con i nuovi arrivati, ecco, se avete avuto modo di conoscervi. Sì, abbiamo avuto, anche se non abbiamo avuto molto tempo così, però sono trovato bene, per i pochi che ho visto hanno qualità e sicuramente aiuteranno il Verona. Ecco, un'ultima domanda, io volevo farti una domanda tattica, diciamo così. L'anno scorso, insomma, l'ultima parte del campionato tu hai giocato spesso come esterno, ma qualche volta nel passato hai fatto anche la seconda punta, anche qualche volta forse anche la prima. Ti volevo chiedere tu dove ti trovi meglio, insomma, in campo, qual è il tuo ruolo? Sai, dipende, magari nel 4-3-3 mi piace giocare largo, magari quando sono due, diciamo, indietro l'attaccante, piace stare dietro l'attaccante, alla punta, seconda punta. Perfetto, dipende il modulo.